sempre il tasto verde. No, per me. No, io credo che molti attori di questa mattina c'erano anche al Consiglio Comunale di Bolognano. Credo che la portata anche della vertenza che stiamo portando avanti sia sotto gli occhi di tutti. E anche il valore delle cose che noi stiamo mettendo in campo devono imporre a ognuno di noi di come dire, avere un livello di attenzione che va, come dire, oltre la prassi normale con la quale uno dovrebbe affrontare dei problemi. Guardate, noi abbiamo fatto un incontro con l'azienda dove praticamente gli stessi attori che 9 mesi fa ci avevano detto delle cose le hanno sconfessate tutte, perché ovviamente è intervenuto un fattore che era estraneo a una politica industriale e al modo di come bisognava organizzare e riorganizzare le aziende. Ed ovviamente quando si inserisce in elementi che non sono squisitamente industriali, il peso che si paga è quello che abbiamo davanti agli occhi. Si dice che uno stabilimento, quello di Tattore, deve chiudere, ma guarda, il caso chiude proprio quando l'attività di Tattore è perfetta salita. Cioè, nel senso, ci dicono, noi dovevamo chiuderlo prima, abbiamo sbagliato a non chiuderlo prima, perché riconoscono implicitamente di proporci una ricetta che non va da nessuna parte. Cioè, nel momento in cui l'ATR è in salita, praticamente raddoppia il numero di velivoli che entro dovranno essere consegnati rispetto a quello che si faceva prima, probabilmente, forse, ma nemmeno tanto, poteva essere giustificata una indicazione del genere qualche anno fa, quando magari l'ATR stava su 40-45 velivoli. Adesso che il mercato c'è, perché il prodotto tiene, è un prodotto a basso impatto ambientale, anche perché si consuma poco, perché costa poco, nel momento in cui c'è bisogno invece di produrre maggiore energia per cercare di vendere di più e magari fare qualche prodotto che noi già abbiamo di vivere, appoggiamo nella ricerca dello sviluppo e ci dicono, quasi con un tono di dispiacere, che serve la chiesa, però noi da dove dobbiamo chiudere perché dovevamo già farlo. Senza alcuna giustificazione ci propongono di esternalizzare 60-70% delle attività che il datore ha fatto, quindi riconosco che il lavoro c'è, non potevano fare altrimenti, portarlo all'esterno, creare le condizioni per un rapporto, intanto scopiazzando quello che sono gli stessi dirigenti, perché sono gli stessi dirigenti di Assisto Vespa, dove praticamente hanno capito. Dirottano le attività all'esterno, ma siamo su un altro territorio. Immaginate cosa accadrebbe se la stessa cosa si perpetuerebbe sul nostro territorio. Lavoratori che vengono in certo qual modo espulsi dalla rete, da un'azienda che garantisce anche un livello di dignità di lavoro, e vengono magari l'attività si dà all'esterno, in ditte compiacenti, magari con lavoro a meno, costringendoli a prezzi di sfrontinaggio, creando una rete di attività dove praticamente la competizione si gioca solo ed unicamente sull'abbassamento dei costi. E naturalmente facendo un territorio campano, se a questo ci associamo anche il fatto che lo spostamento della sede legale